Madonna signore, ti ringraziamo perché hai fatto fare una partita della Madonna, appunto. A Cristante. Dalla tanta paura iniziale, dalla formazione, a vederlo negli 11 che la faccia che avevano, grazie. Veramente grazie. Mamma mia che Roma! Mamma mia che Roma! Mamma mia che Roma! Che Roma! 93 minuti di gioco, il Parma è stato annichilito, hanno fatto un solo tiro in porta. Nonostante le difficoltà, avevo detto che non c'erano alibi, non ci dovevano essere alibi in questa partita, assenze, infortuni, niente, quelli che scendevano in campo per sostituire i titolari dovevano rispondere in maniera importante e l'hanno fatta, e l'hanno fatto. Il primo su cui voglio attingere e spendere subito due grandi parole, perché sono sempre l'unico, uno dei pochi che ci crede, è proprio sul Borghito Maioral, il grande Borghita Maioral. Prestazione della Madonna, con un gol pazzesco, con un gol che sblocca la gara, pazzesco, grande Borghita Maioral. Com'era? E Pirata Popov, e Murichi Popov, e Pirata Popov. 20 milioni perché Maioral ci piace, perché il Pirata Murichi è più forte. Com'era la storia? Ho detto, ragazzi, fiducia, 23 anni, canterano madridista, ha fatto bene, si deve ambientare e crescerà. E oggi ha risposto sul campo. Ma la cosa più bella, che comunque sia, si può notare, è che due partite che manca Edin, un'assenza pesantissima, la Roma vince e convince, 3-1 a Genoa e 3-0 col Parma, che poi finì pure 6-0. Traverse, altre occasioni da combattiamo, l'avevamo triturati, quindi bravo Borghita Maioral. Ma poi vabbè, ce ne sarà tanto. Volare, ah, l'armeno, continua a segnare di più, che noi schizziamo fino a lassù. Mamma mia, l'armeno in fiducia, raga, un giocatore in fiducia, veramente un giocatore mostruoso, cambiato. Corre, recupera, veramente una partita di sacrificio, ma una partita condita da Ngoke. Standing ovation a scena aperta, ragazzi. Veramente l'armeno, roba che ci fa impazzire e godere. Lo stesso Vigliare in grande spolvero, in grande crescita, una partita sontuosa. Veramente non si può bocciare nessuno, addirittura Cristante dalle paure iniziali ha fatto una grande partita, attento e preciso. Quando c'è da dire che fa schifo, ma oggi ha giocato bene. Ma tutta la Roma, le perplessità c'erano perché la Roma dopo le soste ha grosse difficoltà. La Roma, per chi non lo sa, in queste 2 settimane, si è allenata in collettivo una settimana sola, la seconda, perché dopo il caso Covid dei 6 positivi in pochi giorni, gli hanno fatto fare tutti allenamenti individuali, tutti separati, e si allenarono soltanto una settimana. E la Roma ha risposto presente. Ma che calcio, ragazzi, che calcio gioca la Roma? Ripeto, siamo una squadra che ha qualità, siamo una squadra che sa giocare a pallone, e quando c'ha voglia di farlo, tira fuori due coglioni così, perché sto Parma è quello che è andato a impattare 2-2 a San Siro, e qui ha visto una sola volta lo specchio della porta con tiraccio di Calamo, che Miratta ha fatto, oh, mia, è ripartita l'azione, finito. Una Roma che diverte, una Roma che continua a vincere, una Roma che continua a vincere attraverso i risultati. Altro passo importante a livello mentale e soprattutto di crescita nella continuità, a portare risultati utili positivi, consecutivi. Vincere aiuta a vincere. Stiamo crescendo, ragazzi. Siamo una squadra che sta bene nonostante le emergenze, che non ne facciamo un alibi perché rispondiamo sul campo, ma stiamo bene fisicamente. Grande Roma! Grande Roma! Grande Roma!
non posso non fare i complimenti pure a Fonseca perché tiene unito, nonostante le difficoltà che hanno tutte le squadre, ma che ci si può incappare in qualsiasi momento della stagione, riesce a tenere unito un collettivo compatto che si diverte, ma soprattutto vince e convince. Che partita, pure Gasdorp, una partita della Madonna, pure Gasdorp. L'unico neo, se si può chiamare neo, veramente è l'infortunio di Bagnez, che però si è fermato prima che si stirasse come Pezzella del Parma. Quindi fortunatamente si è fermato prima. Non dovrebbe essere niente di grave. Adesso godiamoci questa vittoria della Madonna. Ripeto, non ci sono aggettivi per descrivere questa Roma che risponde sul campo e attraverso il gioco. Siamo una squadra che, giocando così, siamo devastanti tra l'Armeno, il Pedrito, il Borghina Majoral. Un centrocampo, vabbè, Veretù suntuoso, Spinazzola strepitoso, Gasdorp strepitoso, Vigliare strepitoso. La difesa non gli ha concesso niente. Un Mancini che a inizio di riscaldamento aveva sentito un leggero passino ed è recuperato e c'è stato per 90 minuti. Una grande Roma, sono orgoglioso e dobbiamo essere felici ed orgogliosi per questa Roma, perché ci sta togliendo tante soddisfazioni. Quindi godiamo e da domani testa al Cluj. Da domani testa al Cluj, grande Roma, continuiamo su questo passo perché ci possiamo e ci stiamo togliendo belle soddisfazioni. Non siamo fenomeni, non eravamo manco vippe prima, però lo stiamo dimostrando sul campo perché la Roma è questa. Bravo Fonseca, grande Roma, forza, forza, grande Roma!